Grande successo per Nonno Ascoltami, la prevenzione ha fatto tappa anche a Pescara in Piazza Salotto, dove sono state effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell'udito. Ad accogliere i cittadini, l'equipe medica coordinata dal professor Claudio Caporale, direttore del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Pescara, insieme alla Misericordia e al partner tecnico Istituto Acustico Maico. Diverse le associazioni che hanno aderito, in campo anche le associazioni dedicate alla terza età, diverse le città già coinvolte nell'evento. In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problema di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione, una persona su tre tra gli over 65, ma solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l'ha mai fatto. Mauro Menzietti, ideatore della fortunata iniziativa Nonno Ascoltami. Sì, è straordinario vedere come ancora ci sia tanta gente che affolla le nostre tende, segno che c'è bisogno di incontrare i cittadini per spiegargli che l'udito è un bene prezioso, che va conservato e che se abbiamo problemi di udito bisogna rivolgersi agli specialisti per chiedere cosa fare per affrontarlo. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità è sempre più determinata a voler risolvere questa piaga sociale a livello mondiale che è l'ipoacusia non trattata, cioè i problemi di udito non affrontati. Non vengono affrontati per tanti motivi, perché c'è vergogna, c'è resistenza, c'è anche difficoltà a volte a raggiungere l'ospedale, a prenotarsi, perché il problema di udito è sempre quello meno urgente. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito il Forum Mondiale dell'Udito, quindi un organismo con 200 membri di paesi di tutto il mondo, e noi di Nonno Ascoltami Udito Italia ci onoriamo di essere nel direttivo. Pensate, 1 su 10 dei membri del direttivo è abruzzese, è uno di noi, siamo noi, Nonno Ascoltami. Questo significa che il nostro modello di prevenzione, che è quello di incontrare la gente, di incontrare più cittadini possibili, i cittadini sani, i cittadini a cui possiamo dare delle informazioni affinché possano essere autonomi e consapevoli nel fare le proprie scelte di salute. Ad esempio pensiamo ai giovani, abbassare il volume, cercare di proteggere il proprio udito prima che venga rovinato e danneggiato, magari, ripeto, dalle cuffiette, dai dispositivi elettronici. Oppure il messaggio che diamo ai nostri nonni è: se hai un piccolo problema di udito è ora di affrontarlo, è importante affrontarlo. Non affrontare il problema di udito significa rischiare l'esclusione dalle conversazioni, dagli scenari conviviali con i nostri cari, con i nostri colleghi di lavoro, con i nostri amici. Ecco che una persona a una certa età è proprio lì che esprime la sua presenza sociale in contesti in cui ci sono più persone, e non sentire significa rimanere esclusi. Ecco perché Nonno Ascoltami ormai da 14 anni in tutta l'Italia scende in piazza, porta agli ospedali, cerca di incontrare più persone possibili per dare sostanzialmente informazioni, prima di tutto informazioni, per richiamare l'attenzione su questo senso così importante che non va trascurato e per far sì appunto che i cittadini sani o quelli che hanno qualche piccolo problemino di salute, riguardo l'udito sempre, possano fare le loro scelte in autonomia. Perché? Perché sono informati e consapevoli. Oltre alle visite gratuite ci sono state tavole rotonde interessanti, moderate dal collega Paolo Castignani, il professor Caporale. Perché ci sono state delle tavole rotonde in cui si sono affrontati più temi, non solo quello della presbiacusia, che ci vede più da vicino interessati in quanto siamo otorinolaringoiatri, ma anche di oncologia. C'è stata una tavola proprio sui tumori e noi qui a Pescara abbiamo il centro tumori, centro regionale dei tumori testacoglio. Quindi, come vedete, la prevenzione è fondamentale per evitare che si arrivi ad un aggravio della malattia a 360 gradi. Parliamo di prevenzione soprattutto dell'udito da 14 anni, questa è la 14ª edizione. Io potrei, come dire, sentirmi un veterano, visto che ho partecipato a tutte e 14 le edizioni, ma insomma mi fa molto piacere vedere che c'è una eco così a livello nazionale, così importante. Se ne è parlato anche nelle edizioni precedenti, è un problema che investe anche e soprattutto i giovani,
delle abitudini voluttuarie sono alla base di disturbi uditivi che poi si ripercuotono su problematiche uditive che nel proseguo della vita possono assumere dei contorni davvero importanti. Presidente Udito Italia, Valentina Faricelli, siamo proprio con lei per parlare di questa bella festa di Nonno Ascoltami, oggi in Piazza Salotto a Pescara, 14 anni di grandi conquiste. Sì, 14 anni, la manifestazione negli anni è cresciuta in un modo che ha sorpreso noi stessi organizzatori. Abbiamo iniziato dalla piazza di Pescara, era l'unica, negli anni abbiamo coperto tutta l'Italia e abbiamo in ogni città una grandissima accoglienza. C'è proprio questa voglia di prevenzione, di occuparsi della propria salute e finalmente di capire un po' di più quanto è importante l'udito nella vita delle persone. Abbiamo iniziato il 24 settembre e andremo avanti per 5 domeniche, il 22 ottobre sarà l'ultima domenica. La piazza di Pescara per noi è sempre una grande emozione perché appunto è proprio da qui che è iniziato tutto e quest'anno ci siamo allargati anche ad altre collaborazioni, l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la LILT, la Lega Italiana contro i tumori e ISA, l'Istituto Senologico Abruzzese. Quindi veramente oggi parliamo di prevenzione a 360 gradi, siamo contenti che i cittadini comincino a comprendere l'importanza di essere loro stessi i primi protagonisti della salute, quindi ci auguriamo di avere ancora una vita lunga. Ecco, c'è questo filo conduttore che è la prevenzione. Assolutamente, soprattutto dopo il Covid abbiamo capito come il sistema sanitario nazionale è in difficoltà, quindi noi possiamo fare qualcosa per stare bene. Prevenire significa non assicurarsi una vecchiaia sana e attiva, ma soprattutto non essere un costo per il sistema sanitario che ha già difficoltà. Quindi facciamo un gesto per noi stessi, per i nostri amici, i nostri familiari, i nostri nonni. Veniamo in piazza a fare il controllo dell'udito per quanto riguarda l'udito, ma in generale cerchiamo di sposare degli stili di vita sani. Vittorio Morganti, che è presidente della sezione provinciale AISM, l'importanza di essere qui oggi. Sì, siamo stati coinvolti in questa iniziativa, questo evento ormai storico, perché Nonno Ascoltami, mi pare che sono già quasi, siamo 14 anni, che ci ha fatto molto piacere essere coinvolti perché anche noi il nostro discorso, l'attenzione verso la prevenzione è fondamentale, perché nella patologia della sclerosi multipla che noi seguiamo, le persone con SM e i loro familiari, questa patologia si è capito, si è studiato in base alle ultime ricerche che è molto sensibile al discorso della prevenzione. Quando si riesce a diagnosticare in maniera precoce la patologia è più facile poi intervenire con i farmaci nuovi che la ricerca ci ha messo a disposizione e quindi si riesce a creare delle situazioni di stallo, di stabilizzazione spesso della patologia e quantomeno di impedimento all'ulteriore progressione. Quindi è chiaro che la prevenzione per noi è un concetto fondamentale. Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo invito. Il filo conduttore di Nonno Ascoltami è proprio la prevenzione. Marino Nardi, responsabile USD chirurgia mammaria dell'ospedale di Pescara. Senz'altro, io come direttore scientifico della Lega Italiana per la lotta ai tumori nella sezione di Pescara, noi come LILT siamo molto attenti alla prevenzione. La prevenzione rappresenta la mission della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Il nostro slogan prevenire e vivere è uno slogan molto importante, più importante di prevenire meglio che curare, proprio perché dà il senso della prevenzione che soprattutto nella sua strutturazione di prevenzione primaria ci permette di abbattere in maniera significativa fino al 40% il rischio di ammalarsi di tumore, ma non solo, perché ci permette anche di ridurre significativamente il rischio di morire per malattie cardiometaboliche e quindi malattie cardiovascolari che sono una causa di morte molto alto nella nostra società e in questo periodo. Nazario Pagami è un po' l'ambasciatore di questa iniziativa da diversi anni. Sì, diciamo che Nonno Ascoltami è per la Onlus che nasce legata proprio alle problematiche dell'udito, sono come dire, un movimento, una fondazione a cui io mi sono legato da tempo perché ritengo che l'opera che svolgono e l'opera che svolge in particolare Nonno Ascoltami nelle piazze italiane sia di straordinaria utilità soprattutto verso le persone più fragili, quindi mi riferisco
innanzitutto le persone anziane, perché la capacità uditiva si abbassa di molto e questo di fatto implica anche un problema di natura sociale, perché non ascoltare, non sentire significa anche non essere al centro delle attenzioni ed essere un po' emarginati. E quindi io credo che tenere conto di questo sia un problema di straordinaria importanza nella società moderna e forse si è sempre un po' sottovalutato il tema dell'udito e adesso, come dire, io a livello nazionale parlamentare presso il Ministero me ne sto occupando al fianco di Udito Italia e soprattutto dell'iniziativa Non Ascoltami nelle piazze italiane. In questa agora colorata non poteva mancare il sindaco di Pescara Carlo Masci. La cosa eccezionale di questa iniziativa, che è un'iniziativa di grande solidarietà e che parte da Pescara e che raggiunge tutte le parti d'Italia, perché la Onlus che guida questo percorso è una Onlus pescarese, ma che si è affermata con questo progetto in ogni zona della nostra penisola, quindi a noi fa molto piacere perché si parla di solidarietà, si parla di attenzione agli anziani, c'è questo contatto tra i bambini e gli anziani, quindi c'è un passaggio di testimoni che va sottolineato. Mi sembra che ci siano soltanto cose positive e belle rispetto a un'iniziativa che viene coltivata da Pescara, ma che raccoglie il favore di tutti quanti. Sì, è una questione proprio culturale quella che dobbiamo affrontare, ecco perché l'affrontiamo in questo modo festoso, ecco perché siamo così tanti, c'è tutta questa rete di attivisti, altre associazioni, protezione civile, altri sponsor, medici, tutti insieme vogliamo attirare l'attenzione su questo senso che va affrontato senza vergogna, perché la vergogna poi in realtà è sempre, un po' per tutte le patologie, nessuno ha piacere di ammettere chiaramente un proprio problema. Ma per il problema di udito c'è qualcosa in più, perché è una cosa abbastanza recente, vede il caso, l'esempio degli occhiali è sempre più chiaro, perché l'occhiale ha circa 700 anni in più di cultura dell'affrontarlo e dell'essere inquadrato. Invece, per quello che riguarda il problema di udito, perdere le conversazioni, isolarsi, dà sempre un segnale che va interpretato. Ma la ricetta è questa, una festa di famiglia, una festa in piazza, specie con una bella giornata come questa, insieme ai medici che sono gli esperti dell'udito e ai tecnici che sono anche loro in questa cordata, per cominciare ad affrontare, cominciare a parlarne. Cominciando a parlarne si crea consapevolezza, una volta che c'è la consapevolezza poi c'è l'azione. Si va in ospedale, si cerca una soluzione, eventualmente si adotta un dispositivo acustico, ecco che piano piano la cultura cambia ed è cominciata questa rivoluzione da Pescara. Grazie a voi soprattutto. Grazie a noi.